Ok, siamo con Lars Schichtling, esperto legale nelle cripto e non solo. Per chi non ti conoscesse, Lars, ti vuoi presentare, dirci qualcosa su di te, cosa fai? Allora, buongiorno a tutti. Come Giuliano diceva, sono Lars Schichtling, sono un avvocato, mi definisco un po' un crypto lawyer. Dal 2016 nel mondo della blockchain e aiuto soprattutto società che vogliono creare un nuovo token e metterlo sul mercato o rilocarsi qua in Svizzera. Perfetto, ecco, tu che hai esperienza nell'aspetto legale, Lars, in genere qual è l'aspetto più trascurato quando ci si rivolge a te? Bellissima domanda. Allora, guarda, ti direi che tutti sanno che se voglio emettere un token ho dei requisiti legali, devo controllare se posso o non posso farlo. Tantissimi però si dimenticano di una legge fondamentale, che è la legge sugli investimenti collettivi di capitale, i fondi di investimento per capirci. Se faccio un token in un determinato modo rischio di adempiere tutti i requisiti per poterlo farlo, tranne uno, che il token diventa un fondo di investimento e richiede un'autorizzazione ad hoc. Perfetto. Ecco, ma tutte queste regulation aiuteranno una maggiore adozione delle cripto, secondo te? Allora, penso proprio di sì e mi scuso per le persone che la vedono in modo contrario, soprattutto quelli che vogliono un po' più di libertà, ma più regulation vuol dire che gli istituzionali entrano in questo mondo, perché gli istituzionali non possono entrare nel mondo cripto se il mondo cripto non è regolamentato. Dunque, più regole uguale meno libertà, sì, ma più adozione. Ecco, a proposito degli istituzionali, le CDBC, Central Digital Bank Currency, le monete digitali emesse dagli organi centrali, possono aiutare anche la DeFi, paradossalmente? Ah, secondo me sì, perché aiuteranno a fare l'education. Cioè, oggi il grande problema che abbiamo è che tante persone non sono capaci a gestire un wallet, a fare una transazione, non sanno che cos'è. Quando avremo le CDBC dovranno imparare, quando l'ha imparato sulla CDBC potranno poi farlo anche per le criptovalute. Perfetto, e invece parliamo di Ethereum, che recentemente è passato da Proof of Work a Proof of Stake. C'è ora il rischio che possa diventare una security? Allora, non è una domanda di facile risposta. Penso che addirittura la risposta possa essere diversa da giurisdizione a giurisdizione. Dunque, per esempio, penso che è più probabile che sia qualificata come securities in America e meno probabile che sia qualificata come securities, per esempio, in Svizzera. Purtroppo qui bisognerebbe fare veramente un'analisi paese per rispondere. Ok. Senti, un'ultima domanda, Lars. Secondo te, cosa può fermare le cripto? Bella domanda. Guardate, direi la centralizzazione. Se le criptovalute più le criptovalute diventano centralizzate, più possono essere soggette a un controllo e anche a un blocco della criptovaluta stessa. Dunque penso che non dobbiamo dimenticare l'anima decentralizzata e dobbiamo avere criptovalute che sono e rimangono decentralizzate. Perfetto, grazie mille, Lars. Grazie a voi.